Seconda partita del Lugano Champions Trophy 2018 dopo Roma-Chelsea 1-0 sul campo B, ancora in campo la Roma contro il Lugano che reduce invece da un bello 0-0 contro il fortissimo Malaga. E allora attenzione a questa squadra che ha sempre fatto ottima figura nelle precedenti edizioni, squadra che ormai è assolutamente all'altezza di questi livelli, squadra che annovera giocatori che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime edizioni, per esempio Amirzade, per esempio Novoselski, per esempio Fodor, il portiere Cruezio, insomma tanti giocatori che ritroviamo volentieri anche con il campo a 9, con le porte più grandi, con il campo più grande, con insomma tanto più spazio da riempire. E per la Roma, dicevamo, ottima partita contro il Chelsea 1-0, ma risultato che sta stretto ai giallorossi che hanno dominato dall'inizio alla fine e adesso cercano il bis contro la squadra di casa che, come detto, ha una grande spinta dagli spalti. Si gioca allo stadio di casa, stadio Cornaredo, che può ospitare anche una decina di migliaia di persone, insomma stadio assolutamente all'altezza di questo torneo, trofeo. Si parte con il Lugano, da destra a sinistra in possesso di palla, con il lancio lungo da parte di Amirzade, con numero 5. E subito la Roma però pericolosa, ancora con Ceccarelli, allontana la squadra svizzera, unica rappresentante delle 6 della Confederazione Elvetica, Guglielmelli. È subito Roma che mette le cose in chiaro dall'inizio, Lugano che cerca di ripartire in velocità, ma è la Roma che fa la partita in questi primissimi minuti. Guglielmelli dentro, si chiude la difesa del Lugano, squadra che non ha ancora subito gol entrambe in questo torneo, solo il Chelsea d'altra parte ha subito gol. Della Rocca sul fondo, mette in mezzo il pallone in colpo di testa che poi finisce alto di poco sopra la traversa, cercato ancora il solito Ceccarelli, Andrea Ceccarelli, però ne è uscito di poco. Però palla ancora la Roma, si lotta a centrocampo con i gelorossi che subiscono fallo, guadagnano un calcio di punizione. Tutto velocemente d'Almaviva dentro ancora verso Ceccarelli che controlla male, portiere Ferrari, Stefano Ferrari con il numero 1. Sul pressing ancora di Ceccarelli, e Roma che non fa respirare gli avversari. Guglielmelli non riesce a trovare spazio per portare pericoli alla formazione di casa. Con il numero 6 la giocata di Tommaso Pascucci, poi Mirra, verticale, ancora Della Rocca, Guglielmelli, numero 2 c'è anche in campo William Feola, ancora Ceccarelli, Guglielmelli, ferma tutto numero 2 Alessandro Locorotondo, poi Amirzade, ma Lugano fa molta fatica a uscire dalla sua area. Adesso cerca il disimpegno elegante la formazione di casa, alla fine però deve arrendersi e concedere rimessa laterale per la Roma. 2 minuti e 20, con la Roma che gira intorno all'area di rigore, non è riuscita ancora a calciare in maniera insidiosa verso la porta di Ferrari, ma ha decisamente messo le tende nella metà campo svizzera. Rimessa ancora per la Roma. Prima quella di Guglielmelli, poi pone la casa a destra per Feola. Della Rocca, attenzione al rischio di danneggiamenti all'assistente dell'arbitro, rimessa per il Lugano, Locorotondo, Feola di testa, poi con numero 6 Pascucci, poi Amirza, poi Cruezio. La rimessa è ancora della Roma, Lugano che per questo inizio di partita si sta limitando a allontanare il pallone. 24 minuti, divisi in due tempi da 12 il formato di questo torneo che da quest'anno ospita squadre di 9 giocatori e non più
di 7, e questo, come si è potuto anche intuire dalle prime partite, ha fatto diminuire il numero di gol. Attenzione intanto all'azione con il destro insidioso di Mattia Della Rocca. C'è stata deviazione, ci sarà calcio d'angolo per la Roma. Il destro dai 10 metri di Della Rocca, trovato la schiena del difensore del Lugano, ed è calcio d'angolo per la Roma, proprio Della Rocca a battere. Dicevamo pochi gol, meno rispetto alle edizioni passate, ma più equilibrio, più incertezza, più punteggi da calcio vero che avvicinano questi giocatori anche a ciò che potrebbe essere, glielo auguriamo che sia, il loro lavoro per i prossimi anni. Ancora Della Rocca, mette in mezzo, Lugano ben messo però dietro, allontana, ma difficile uscire. Allora ancora la Roma con Gabriele Paolocci, ma sul fondo mette in mezzo un altro pallone, evita l'angolo Stefano Ferrari e ricomincia il Lugano, che però è subito aggredito dagli avversari. E vedete come il pallone adesso però viene recuperato dal Lugano con Gianotti. Prova a giocare sull'anticipo il Lugano, qui c'è un fallo che è piuttosto duro ai danni del numero 7 Federico Giudici, e c'è una punizione per il Lugano che vuole respirare, è rimasto male, è rimasto giù. Giudici chiama l'intervento dei medici, l'arbitro. Respirare il Lugano un po' meno, Giudici che è giù colpito duramente dall'avversario, e come dicevamo anche insomma attenzione a non sottovalutare il rischio della componente stanchezza. Roma che come detto avrà 4 partite ravvicinate nel giro di 3 ore, affronterà alle 11 poi il Malaga sempre su questo campo, 11:40 il Borussia Dortmund, è l'unica squadra delle 6 che ha 4 partite nella mattinata, le altre ne hanno solo 2, anzi no, anche il Malaga ne ha 4 in realtà, ne ha 4 e giocherà 3 consecutive su questo campo, a seguire Malaga Borussia Dortmund, Roma Malaga e Krasnodar Malaga per il campione di Spagna. Attenzione a loro, bloccati sullo 0-0 dal Lugano, che per il momento sta tenendo questo risultato anche contro Roma, anche se non si gioca ormai da un minuto e mezzo, ci sarà qualcosa da recuperare nella fine del primo tempo. C'è il cambio in campo, Maxim Novoselski, è dunque uscito Giudici, cambio anche la Roma, fuori Guglielmelli. Punizione Lugano, proprio Novoselski, toccare il suo primo pallone, la Roma però lo riconquista e va a lanciare benissimo nello spazio Ceccarelli, c'è tutto solo Della Rocca. La grande chiusura di Alessandro Locorotondo, applaudito dagli spalti. Riparte il Lugano e va Fodor. Giocata di Noah Gianotti, c'è una rimessa laterale ancora per il Lugano. Prende coraggio la formazione di casa. Tratta in realtà di calcio di punizione, un altro calcio di punizione per il Lugano. Attenzione al destro di Fodor, allora. Maniera singola per la Roma, punizione in mezzo, l'uscita con i pugni di Guerrieri, che allontana, però non è tenuto in campo, poi da Schietroma. Esagera, un'azione personale, viene fermato, rimessa per il Lugano. Messa che va effettuata di nuovo, non è stata effettuata in maniera corretta dal punto esatto, mentre vediamo a bordo campo Federico Giudici che viene medicato dallo staff del Lugano. Attenzione a Lugano che recupera un pallone pericoloso, adesso da qualche minuto si sta facendo sentire anche in attacco, c'era Novoselski che svariava sul fronte offensivo. Ancora la Roma però, altra giocata bellissima per il numero 11 Reale, la rimessa è per la Roma. Lugano che ha ottime individualità in difesa su tutti Mila Damirzade, che abbiamo imparato ad apprezzare nelle scorse edizioni. Sbaglia la rimessa la Roma e c'è il controfallo per il Lugano, che
recupera il pallone, intanto altri cambi nel Lugano, sta per entrare con numero 16 Tommaso Mastromatteo. Spingi col sinistro in quel caso. Recuperato per un attimo da Della Rocca, ma solo per calciarlo sul fondo. Non è una grande partita, Roma che fa fatica, Lugano che sta giocando bene pur non avendo creato pericoli alla porta di Guerrieri, che però nelle due partite è stato quasi sollecitato soltanto su due cross. Spazio a destra ancora Della Rocca. Chietroma va sul fondo, porta palla fuori, ancora bravo Alessandro Locorotondo a chiuderlo. Ci sarà calcio d'angolo ancora per la Roma. 10 minuti, ci sarà qualcosa da recuperare. Tutto veloce. Cross sul secondo palo. Comodo Ferrari sul cross da parte di Feola. Prova il Lugano, ma di fatto Gianotti non riesce a chiudere il triangolo, sempre in attesa di entrare Mastromatteo. Appena la palla esce sarà il cambio del Lugano, lo vediamo a bordo campo già pronto. Com'è Fede? Fa male? Per la Roma ancora lo scatto di Reale, la rimessa è giallorossa. Sempre in attesa del cambio il Lugano si decide di continuare. Con gli stessi 9 Della Rocca. Feola destro, raso terra, la respinta di Ferrari. Ci ha provato, ci prova spesso la Roma dalla distanza. Buoni calciatori che sanno sempre a creare pericoli dal nulla. C'è una rimessa laterale per la Roma che rimane lì e chiuderà lì il primo tempo in attacco. Ancora Roma in possesso di palla, poi il numero 2 Feola si lotta con un gran pallone, bellissima l'idea per Della Rocca, leggermente lungo. La Roma che ci prova in maniera anche molto molto metodica, in maniera molto paziente a trovare il varco, il buco nella munitissima difesa del Lugano. Squadre, ricordiamo ancora una volta, di bambini di 12 anni, 11 anni, che però hanno già un senso tattico, un'organizzazione da adulti. Questo è qualcosa che evidentemente sarà loro molto utile se avranno una carriera, come gli auguriamo, lunga e fortunata. Ancora Roma che ci prova per quest'ultima azione del primo tempo. Sta scadendo il dodicesimo, ci sarà forse un minutino per il cambio effettuato per l'infortunio a Giudici, che nel frattempo è stato riportato in panchina, mentre ci sono i giocatori del Chelsea che stanno per tornare in campo, lo faranno nel terzo match del gruppo A contro il Krasnodar, impegnato in questo momento contro il Borussia Dortmund. Punteggio 0-0 all'intervallo. Ancora la Roma cerca un varco, non lo trova, Feola non è buttato via. Si ricomincia da Cristian Guerrieri. Arriva il fischio nella fine del primo tempo. 0-0 tra Roma e Lugano. Continua questo grande equilibrio su tutti i campi. Adesso qualche minuto di stop e poi torniamo per la ripresa. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo di Roma-Lugano, seconda partita di mattinata dopo il successo per 1-0 della Roma sul Chelsea, il gol di Cioffredi. La Roma bloccata ancora sullo 0-0 in quello che peraltro il gol di Cioffredi è stato l'unico gol di queste prime quattro partite. 0-0 Lugano-Malaga, 0-0 intervallo anche Borussia Dortmund-Krasnodar sul campo A. Insomma, si segna poco, i gol saranno più che mai importanti e centellinati in questo torneo che vive quest'anno un'edizione più adulta, più matura, con squadre di 9 giocatori, con un campo più grande e di conseguenza con meno occasioni, meno tiri e meno
possibilità di fare goleade, quindi insomma calcio sempre più simile a quello vero, a quello reale. Rientrano anche gli arbitri. Insomma, tutto è pronto per vivere questi secondi 12 minuti. Una Roma che ha avuto le occasioni migliori, anche se non in maniera così netta come contro il Chelsea, eppure il Lugano è riuscito a resistere con attenzione, con raziocinio, con organizzazione alla pressione dei giallorossi. C'è un leggero ritardo su questo campo B rispetto a quello che accade sul campo A, dove è già ricominciata la gara tra Borussia e Krasnodar. Io vi ricordo la formula del torneo, che prevede un girone all'italiana di 6 squadre, tutti contro tutti. Alla fine del girone verrà stilata la classifica per punteggio, le prime due in finale, la terza e la quarta appena la finale del terzo e quarto posto, le ultime due per la finale del quinto e sesto posto, tutte a seguire a partire dalle 15:15, con finale terzo e quarto posto alle 16, finale primo e secondo posto alle 16:45 e poi la premiazione a seguire alle 5:30. Arriva anche l'arbitro, si può iniziare dopo qualche minuto di attesa, ci siamo tutti. E allora si riparte, Roma-Lugano, secondo tempo, Roma a destra, Lugano a sinistra. Schietroma. Indietro per Jacopo Mirra. Larga a destra. Attenzione a Nardezzi, subito per Guglielmelli, che cerca subito il destro. E la grande parata di Ferrari in calcio d'angolo. Non ci ha pensato su Issa Claudio Guglielmelli. Destro potente e preciso, alzato bene in angolo da Ferrari. Calcio d'angolo per la Roma, che fa sul serio. Vediamo se concretizzerà come contro il Chelsea in avvio di ripresa la pressione dei primi 12 minuti. Bella giocata di Schietroma, va sul fondo, mette in mezzo c'è Guglielmelli, pallone allontanato solo per qualche metro, Almaviva da fuori, trova una posizione del Lugano che adesso si difende in 9. Mirra, gran pallone, bella almeno l'idea, esecuzione migliorabile, rimessa laterale per il Lugano. Rimessa battuta con la Roma, che però ha riconquistato il pallone con Guglielmelli. Paolocci. Schietroma. Ancora Guglielmelli, uomo ovunque della Roma in questo avvio di ripresa. Ma ancora una volta il pallone viene recuperato. Si perde un po' al limite dell'aria quando la Roma cerca le imbucate, le azioni manovrate palla a terra, ma il Lugano riesce sempre a difendersi. Mirra. Cambio di gioco bellissimo per l'azione ancora di Cioffreda, che calcia in porta e trova il gol che porta in vantaggio la Roma. Ancora lui, ancora Sebastiano Cioffredi. È veramente il suo torneo fin qui, gli unici due gol del torneo segnati entrambi dal numero 4 della Roma. Qui va dato atto a Ferrari, che poteva fare un po' meglio dopo il gol al 15esimo contro il Chelsea, il gol al 14esimo contro il Lugano. E il Cioffredi Trophy fin qui, e la Roma in vantaggio 1-0. Adesso ci prova il Lugano, deve provarci in maniera un po' più convinta. In campo anche il numero 9, Manuele Bernardi, che però è subito fermato. Allora Schietroma se ne va. Schietroma in porta, Ferrari respinge. Palla poi tenuta in campo dalla difesa del Lugano, ma solo per un attimo. La Roma la riconquista con Almaviva. La Roma ha una capacità di palleggio e di controllo
del pallone superiori a quelle, alle squadre che abbiamo visto fin qui, sia al Chelsea che al Lugano, in attesa di vedere le altre tre in campo. In particolare attendiamo il Malaga, che vedremo contro il Borussia Dortmund nella prossima partita. Per il momento però la Roma sembra la più attrezzata, ma viva stavolta. Però il suggerimento è facile per Stefano Ferrari. Se la rischia un po' qui sulla pressione di Nardozzi. Quattro minuti, Roma in vantaggio, Cioffredi. La Roma continua il pressing senza quartiere per Lugano, che comunque rimane convinto di giocarla e riesce bene a farlo. Palla a terra e guadagnando qui una rimessa laterale conquistata da Noa Gianotti sull'attacco di Paolocci. Gianotti con le mani. Cerca di trovare Pascucci. Però rimane in campo Gianotti, mette in mezzo dal volo di prima, poi Amirzadeh tiene vivo l'attacco allargando per Simone Garantola. Bravissimo in scivolata ancora una volta Jacopo Mirra, capitano e baluardo difensivo della Roma. Intervento bellissimo in tackle, anche elegante, Jacopo Mirra. Alla fine la Roma recupera il pallone. Pallonata nella bocca dello stomaco di Almaviva, un povero avversario che rimane giù, si tratta di Garantola. Si rimette già in piedi per fortuna, soltanto una botta senza conseguenze. C'è un cambio in campo, anche Tommaso Mastromatteo al posto di Gioele Salvadore con il numero 8. Prova a cambiare qualcosa il Lugano, per il momento è la Roma che conduce con merito, anche se ancora una volta si interviene per un controfallo. È prima categoria in cui i bambini eseguono rimessa con le mani e dunque ci sta, forse anche qualche errore. Recupera ancora la Roma con Nardozzi, poi bravissimo ad allargare di tacco, di testa, pallone che non riesce a raggiungere il numero 7 Schietroma. C'è Guglielmelli, eccolo Schietroma, pallone troppo lungo, però si perde sul fondo. Mastromatteo, Amirzadeh, prova lui a suonare la carica. Iniziativa affidata poi a Garantola, fermato. C'è ancora Cioffredi. Ancora Cioffredi, guadagna un angolo ed è davvero l'arma in più di questo torneo per il momento per la Roma. Sebastiano Cioffredi, costantemente in attacco, in continua spinta offensiva. E vediamo sullo sfondo scaldarsi anche i giocatori del Malaga, che a seguire in questo campo affronteranno il Borussia Dortmund. Sta per entrare anche Kevin Cucco con il numero 4 per il Lugano. Intanto il tiro scoccato da parte di Feola e c'è una rimessa respinta di Ferrari. Non è finita ancora Cioffredi, stavolta fermato. Amirzadeh esce bene nel Lugano con Gianotti che manda in velocità proprio Mastromatteo. La grande chiusura di Gabriele Paolocci, si prende anche gli applausi la Roma per la qualità del suo gioco difensivo. Chiedono un retropassaggio, ma sembrava assolutamente involontario il pallone all'indietro. Guglielmelli ancora, detta legge a centrocampo, ancora la Roma, prova il sinistro dalla distanza. Almaviva che non disdegna affatto il tiro da fuori, in due tempi Ferrari. Amirzadeh prova lui ancora, perde il duello fisico con Guglielmelli, poi Cioffredi pensa anche a tirare, limite dell'area, Cioffredi prova il destro sul fondo,
c'è deviazione, c'è calcio d'angolo per la Roma, mentre è pronto il cambio in campo Kevin Cucco per il Lugano. Va a battere Cioffredi anche l'angolo. Indicazioni del mister Rizzo a Iaio, Jacopo Mirra, cercando di avvicinarsi all'avversario. Loco rotondo, Ferrari allontana, Jacopo Mirra sempre puntuale. Giocata di Cioffredi per Feola, bella azione della Roma, Nardozzi, c'è tutto solo, schietro, ma Nardozzi prova il tiro, la palla esce di un soffio. Rimessa dal fondo per il Lugano, altra occasione Roma con Daniele Emanuele Nardozzi, la, forse ha messo meglio Schietroma, preferito l'azione personale, calciato fuori, attaccante vero, numero 9 vero, evidentemente Nardozzi vuole segnare. Punizione per il Lugano, e vediamo se la squadra svizzera, che non ha creato grandissime occasioni, grandissimi problemi a Guerrieri, riuscirà nel finale a farsi minacciosa. Lo 0-0 col Malaga fa pensare, ci fa pensare che la Roma forse è di un livello anche superiore al Malaga, quindi chissà. Attenzione all'azione della Roma, ancora con Guglielmelli, fino in fondo, pallone all'indietro, per il destro di Nardozzi, il palo esterno scheggiato dal numero 9. Altra azione pericolosissima della Roma, Guglielmelli tocca indietro, Nardozzi calcia di prima, palla che colpisce il palo esterno. Rimane pericolosissima la Roma con Jacopo Mirra, Cioffredi, ancora Nardozzi ci riproverà per la terza volta, Nardozzi mezzo a tre, tocca fuori Guglielmelli, Almaviva ancora Guglielmelli, poi Feola sul fondo, Willy Feola, l'abbiamo sentito chiamare dal suo allenatore Willy. Ci provano tutti nella Roma, che conferma un affiatamento davvero ammirevole, e intanto è finita ancora 1-0-0, ancora per il campo A tra Borussia Dortmund e Krasnodar. Questo vuol dire che praticamente dopo 96 minuti di torneo, 4 partite da 24 minuti, l'unico a segnare due gol è Sebastiano Cioffredi. 1-0 Roma sul Chelsea, 1-0 Roma sul Lugano, Cioffredi. Insomma, segnare il gol dell'1-0 per un giocatore è sempre molto importante. La grande giocata qui, attenzione, del numero 16 del Lugano, Mastro Matteo, ma la Roma si difende bene, il Lugano che ci sta provando in questi minuti finali. Attenzione, Guglielmelli stagliato fuori dalla giocata del Lugano, che preferisce attaccare sulla destra, lo fa adesso con Gianotti. Gran palla, attenzione, la grande occasione per Garantola, che tutto solo appoggia tra le mani di Guerrieri. Occasione clamorosa per il Lugano, proprio nel finale si è distratta la Roma. Bellissima palla di Gianotti a pescare il suo compagno tutto solo, difficile calciare di lì al volo, infatti non è riuscito che ad appoggiare tra le mani del portiere. Ancora la Roma che ci prova con Cioffredi, la palla è alta. Occasione Lugano proprio nel finale, proprio per pareggiare questa partita, che Roma peraltro merita di chiudere in vantaggio. Tante occasioni, la pressione alta, bravissimo ancora una volta Mirzabe a eludere un doppio pressing. 12 minuti scaduti, vediamo se c'è tempo per un paio di azioni finali. Almaviva affonda in verticale, poi Schietroma anticipato, la palla calciata a campanile. Si lotta per quest'ultimo pallone, la rimessa è per il Lugano. Si tratta di calcio di punizione probabilmente, sì, calcio di punizione. Allora vediamo se c'è tempo, 12:30 in corsa, non c'è più tempo. 1-0 Roma, decide ancora una volta per la seconda volta in due partite un gol in avvio di ripresa di Sebastiano Cioffredi, capocannoniere assoluto nonché unico di questo torneo, solo due gol in quattro partite, tutti e due del numero 4 della Roma, che va avanti ancora a punteggio pieno, quindi si può già pensare a ipotecare un possibile posto tra le prime due, che vale, che varrà la finale delle 16:45, ma vedremo.
cosa decideranno di fare anche le avversarie. Torneo fin qui apertissimo, a tra poco, 10:20, terza partita, Malaga-Borussia Dortmund.